Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Carmen Maria Sciarratta, che fa parte della Proloco ovviamente, e che siamo qui appunto alla dodicesima sagra della castagna a Carpanzano. Maria, ci dici cosa stai facendo da questa mattina qui e perché è importante venire a dare una mano insomma alla Proloco, perché da tanti anni insomma si fa questa attività delle castagne. Scusate che io sono... Vedi, la importuniamo mentre sta lavorando. Sì, sì, mentre sto lavorando. Allora, niente, da stamattina stiamo svolgendo questa sagra. Sì. È la dodicesima edizione e ogni anno andiamo sempre di più a migliorare. In questo momento abbiamo allestito lo stand dei dolci preparato dalle sapienti mani di mamma, di mie e di altre signore ovviamente di Carpanzano. Quanto ci avete lavorato? Parecchio tempo. Che dolci avete fatto? Che qui vediamo di tutto. Soprattutto sono a base di castagne, marmellata di castagne, anche il rotolo con le castagne, insomma il cioccolato, che insomma, anche perché diciamo molto bene. La castagna è un elemento diciamo del territorio che vi ha caratterizzato non solo in passato, perché stamattina abbiamo fatto la visita nel castagneto con le scuole ed è stato diciamo spiegato da persone anziane come si sopravviveva vendendo la castagna, lavorando la castagna con strumenti dell'epoca, ma strumenti anche attuali. Era proprio un elemento primario la castagna, proprio del territorio. Del territorio soprattutto, sì. E quindi praticamente si può dire che voi state mantenendo una tradizione per rilanciare sul territorio non soltanto Carpanzano, ma tutto quello che gravita intorno alla lavorazione della castagna. Anche per fare conoscere sempre Carpanzano ancora di più. Siamo rimasti in pochi, però pochi ma buoni, ma cerchiamo di andare avanti e ci facciamo conoscere. Abbiamo un successo, infatti, come potete ben vedere, anche la piazza stasera è strapiena come gli altri anni, quindi vuol dire che il nostro impegno è ripagato, sì, sicuramente. Grazie comunque a tutti. Assolutamente, quindi ringraziamo Maria Sciarratta della Proloco di Carpanzano. Adesso proseguiamo con le nostre interviste.